Di nuovo in studio, ci siamo lasciati prima della pubblicità parlando del convegno che avete tenuto da voi questo ultimo weekend. Quindi il titolo era Elogio della lentezza, come riprendersi il proprio tempo, riflessioni su uomini e cavalli. Allora, l'idea diciamo che è partita un po' da un'esperienza personale, no? Perché io facevo la vita di città, stressato, non c'era mai tempo, eccetera. Poi c'è stata questa esperienza, la formazione. E a quel punto l'interesse in modo particolare, ovviamente anche per il lavoro che ci dovevamo fare, che poi stiamo facendo e che faremo, spero, è il discorso sulla relazione, no? La relazione d'aiuto anche. Quindi io ai tempi, ancora prima di iniziare l'attività dell'associazione, ho avuto la fortuna di poter accedere a un corso post laurea in counseling dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, che è stato un corso splendido tenuto dal professore Eugenio Torre, e che mi ha dato tantissimo veramente in questo ambito. E allora a quel punto riflettevo questo inverno, perché per noi l'inverno è un momento un po' particolare, perché si lavora di meno, c'è la molta neve, c'è un po' la vita molto... È una scelta. E si fa fatica a essere lenti, perché per uno che ha vissuto 40 anni della sua vita in un certo ambiente, in città, quei 2-3 mesi d'inverno duri insieme ai cavalli è bellissimo, però ci sono delle giornate grigie e nebbiose che è piuttosto pesante. Allora st'inverno riflettevo, però è difficile essere lenti. Ma perché è difficile essere lenti? Allora ho cominciato a riflettere fra gli uomini, ho cominciato a coinvolgere tra amici, conoscenti, perché ogni anno noi organizziamo un convegno, ho coinvolto un filosofo, uno storico, un insegnante di storia e filosofia, un professore, e Bottino di Alessandria, una nostra carissima amica di vecchia data, che però è una sociologa dell'Università degli Studi di Genova, che è la dottoressa Manuela Batecola, poi Stefania Dio a spiegare come si arriva poi ai cavalli, ovviamente, no? Certo. Allora, si è partiti dal concetto di filosofia della lentezza, da Walter Benjamin ai flaneur, a tutto un discorso filosofico del Novecento, l'industrializzazione, la corsa, il tempo, eccetera, fino ad arrivare agli ultimi testi di Javier Marías. Poi siamo arrivati alla sociologia con la dottoressa Batecola, e poi noi abbiamo cominciato a capire ma cosa c'entrano i cavalli con la lentezza. I cavalli, in realtà, riconcettualizzando, facendo vedere delle immagini in cui il cavallo in realtà non è sempre l'immagine che noi abbiamo poi nell'immaginario collettivo della velocità, dello sprint, della corsa, eccetera, è anche molte volte un animale lento, anzi il più delle volte lento. Io quando sono con i miei cavalli generalmente li vedo lenti. Molto lenti, molto mindfulness, come dice Stefania, che è la sua parte, no? Quindi e lei è arrivata a quel punto a parlare della parte di mindfulness. Allora lasciate la parola. Allora, la mindfulness è un termine che ha portato, diciamo, in Occidente John Kabat-Zinn in 20 anni di frequentazioni orientali, un termine che ha un'origine nella lingua sati, e in breve, quindi senza andare troppo nel tecnico, si riferisce a un'attenzione al momento presente in modo non giudicante. Devi essere presente con quello che pensi, non devi cercare di pensare qualcosa, ma cercare di essere a contatto con quello che pensi e che senti in quel momento in modo non giudicante, che è la cosa più difficile per noi, proprio perché per tutta quella serie di cose che dicevo prima, delle convinzioni che abbiamo e che spesso ci creano dei problemi, già ci giudichiamo quando pensiamo a qualcosa. Questo riportato alle attività con i cavalli, quindi alle attività esperienziali con i cavalli, e anche all'esposizione che in alcuni casi ci è capitato proprio per la riconcettualizzazione da fare del cavallo, sia con persone che avevano da gestire lo stress oppure con persone che conoscevano molto bene invece i cavalli in attività sportiva. Noi abbiamo spesso dei trattamenti di persone che sono cadute da cavallo e che devono superare il trauma della caduta, perché vogliono ritornare a cavallo, però devono riconcettualizzare un po' di cose e affrontare la paura. Quindi è riportarci e fermarci per un attimo, fermare quella logica del fare. Noi viviamo in una condizione storica dove facciamo tante cose, no? E il tempo, non siamo più noi che diamo il tempo alle cose, ma sono le cose che ci danno il tempo. Quando ci troviamo in quella situazione dove sono le cose che ci danno il tempo, siamo già un po' fregati, quindi dobbiamo cercare di riprendercelo. E allora è qua che entra in gioco il discorso di un'attività esperienziale e dei gruppi. Soprattutto funziona molto nel gruppo, sia il trattamento singolo, una parte di trattamento singolo se la persona ne ha bisogno per riconcettualizzare le proprie cose, ma lavorare nel gruppo, e qua parlo proprio di gruppi di adulti, alle volte sono adulti e ragazzini insieme, perché poi il branco misto aiuta molto. Perché? Perché il branco misto, perché l'insieme degli adulti, dei cavalli e dei cavalli con le loro diverse caratteristiche
ti aiuta a, con uno specchio molto potente, che non è uno solo, è lo specchio di tutti, che si riflette in branco, ti aiuta a centrarti sul presente. Questo perché chi cade da cavallo, chi ha altre problematiche, di solito è o tendenzialmente portato a pensare a quello che è successo nel passato o al terrore e pensa in un modo disfunzionale al futuro. Quindi in questo senso è, in sintesi lo ripeto, l'attenzione al momento presente in modo non giudicante, quindi a contatto senza giudizio. Esatto, e in questo il cavallo è l'essere più mindfulness del mondo. Perché? Perché il cavallo vive e vede, vive il qui e ora e vede quello che è l'oggetto, cioè il cavallo non pensa alla felicità. La felicità, certo, probabilmente per il cavallo è rappresentata dal suo ballone di fieno, cioè quindi il cavallo in questo senso assomiglia a una persona autistica, conosce e vede quello che è in quel momento, quindi è lì che Nook per eccellenza. Ma quindi la parte pratica concretamente come si è svolta? Del workshop praticamente ci sono state delle attività, chiaramente la maggior parte delle persone non era assolutamente usa a avvicinarsi ad un cavallo, e questo per noi è stato una grande... Erano molti anziani, infatti noi stiamo facendo anche dei progetti sulla terza età su queste attività esperienziali. Quindi è importante sottolineare appunto tutte le facilità assolutamente, e diverse le casistiche. Assolutamente, normodotati, affrontato. Avvicinamento al cavallo, che vogliono avvicinarsi al mondo del cavallo, e ragazzi con problemi di handicap che devono cooperare insieme, perché l'integrazione, ripeto, mi ripeto forse alla nausea, ma la rete, il network, le sinergie, il lavorare insieme è l'unico modo che ti poi dà l'individuo di farsi un'idea generale, ampia, senza pregiudizi. Certo. Che è il concetto di base o della psicoterapia o del counseling. Cioè, anzi, noi sfruttiamo quella caratteristica, esatto, che è del branco dei cavalli, esatto, che è un gruppo, un branco cooperativo. Okay. Cooperativo. E anche nel lavoro, assolutamente. E anche nel lavoro che facciamo, sia della riabilitazione equestre classica che delle attività magari così più psicoterapeutiche, delle attività esperienziali e dei gruppi di rilassamento o di mindfulness, che non sono la stessa cosa, perché nel rilassamento uno va a cercare uno stato di benessere, nella mindfulness può essere una conseguenza, ma non è detto che lo sia quello che in quel momento provi e che non cambi. Ma nel lato pratico infatti però cerchiamo sempre la cooperazione dei cavalli, perché nel lato pratico noi non è che mettiamo subito la persona sul cavallo, non c'entra assolutamente. Okay. Lo portiamo fuori noi, i nostri cavalli sono in gestione naturale, quindi sono liberi, vivono nei paddock, hanno un pascolo fuori, hanno sempre la rotobala a disposizione. Il metodo naturale è la base per i cavalli. Sicuramente che per la nostra esperienza centro. Sì, assolutamente sì. A quel punto c'è una visualizzazione dall'esterno dei paddock delle persone, anche per capire noi se le persone sono tranquille, soggetti che possono poi al limite essere coinvolti in un'entrata nel pad. Certo. E cominciamo a far vedere e insegnare a osservare il cavallo e il gruppo di cavalli, chiaramente, il piccolo branco, e cominciare a chiedere, a fare delle domande, e poi cominciare con l'ascolto attivo, no? Okay. Cosa vedete? Perché quel cavallo secondo voi fa così, perché si è avvicinato, perché si allontana, e da lì pian pianino avvicinarsi, poco per volta entrare, avvicinarsi al contatto, che è un aspetto fondamentale, al cosa senti, perché purtroppo oggi non siamo più abituati a porci la domanda cosa sento, cosa vedo. Faccio ma non sento, finché poi senti un qualcosa che esplode e che ti crea un grosso problema. Okay. Questa stessa cosa noi la facciamo nell'addestramento con i cavalli, cioè che hanno una parte di addestramento classico, ma in un certo senso i cavalli, che sono comunque prettamente emotivi, riconcettualizzano anche loro delle cose, cioè li rendiamo un pochino più cognitivi, perché quando lavorano con i bambini, dico lavorano con noi non amiamo mai dire nel senso di pet therapy classica, coterapeuti, cioè sono naturalmente con noi a lavorare, ma poi gli obiettivi li stabiliamo noi terapeuti. Il cavallo fa naturalmente, certo, delle cose che ti suscita delle cose, ma poi la concettualizzazione e la riconcettualizzazione, quindi noi non tendiamo poi a umanizzare il cavallo mette a disposizione quello che naturalmente è e quelle splendide opportunità che offre, poi il resto fa parte del lavoro, ma nel lavoro che noi facciamo con i cavalli facciamo la stessa cosa che facciamo con le persone, solo che partiamo appunto dal loro lato emotivo e li facciamo concettualizzare un po' di più, li rendiamo un pochino più cognitivi, motivo per cui i nostri cavalli hanno poche paure.
Abbiamo parlato di sensazioni, di ascolto, quindi di ascolto. Vorrei introdurre questo marchio nato, registrato da voi un anno fa, di Equi-Atmotion. Equi-Atmotion è stata, a un certo punto, noi ascoltando tanto, ma non solo le persone che vengono da noi, i bambini, gli adulti, eccetera, ma anche cercando tanto informazione per formarci, perché la formazione non finisce mai, non deve finire mai, abbiamo questa enorme opportunità che è la rete, che è stato quello che ci ha dato il plus per poter andare, in questo caso sì, più velocemente a raccogliere, a trovare informazioni. Quindi Equi-Atmotion non è né un metodo, non è una filosofia, non è un verbo, non è una teoria, è semplicemente, vorrebbe diventare un punto di incontro per tutta l'equitazione, ma tutta l'equitazione, tutte le discipline, sportive, non sportive, ludiche, per poterci sentire, vedere, incontrare e ogni tanto ascoltare anche gli altri. Certo. Cioè, non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, non è che noi abbiamo scelto di fare un lavoro di questo tipo perché non amiamo magari le attività sportive o l'attività, che ne so, di endurance. Noi amiamo tutti i cavalli e tutte le attività sportive, però vogliamo ascoltare perché confluiscono poi tutte nello stesso lavoro. Quindi la Equi-Atmotion sta proprio a significare il punto di incontro tra equitazione e emozione, ma anche tra passato, fondamentale, presente e futuro, inteso in termini di rete, di connessione, di network. E quindi noi che siamo su Facebook col mio nome, siamo sul nostro sito internet, siamo reperibili in ogni modo, vorremmo poter il più possibile entrare in contatto per noi. Ecco perché il contatto con i ragazzi, con i giovani, gli studenti di università che vengono da noi, perché noi vogliamo stare insieme a tutti, vogliamo ascoltare tutte le opinioni. Vedrete, se andrete a vedere il sito, c'è una frase iniziale. Ricordiamo, il sito è www.cascinarongarina42.it. Perfetto, così tutti i nostri telespettatori. Oppure il mio nome, Umberto Conella Pacchiotti, su Facebook, sono sempre presente. Dicevo che nella prima pagina c'è una frase di Hillman, che è un autore junghiano, che parla proprio del cavallo come silente fratello anima. Noi abbiamo fatto altri convegni dove comunque si parlava di questo modo di lavorare facendo anima, nel senso, vuol dire andando oltre, imparare a guardare attraverso per arrivare alla parte più interna. E in questo io penso che chiunque vada a cavallo, chiunque anche faccia un'attività sportiva, sa benissimo che il cavallo ti arriva profondamente dentro, e noi lo vediamo in terapia tante volte con i bambini, soprattutto perché i bambini con problemi sono delle anime pure, no? E i cavalli cambiano totalmente quando sono di fronte a un bambino che percepiscono in modo particolare fragile, no? Indifeso, diventano estremamente protettivi, cosa che magari da quell'idea di animale ansioso, spaventato, uno non si aspetterebbe così, no? Certo. In realtà fanno branco protettivo. Nel convegno di domenica c'erano anche alcuni bambini disabili che vengono da noi e con la loro purezza sono stati in mezzo, tra l'altro eccezionale, un bambino piccolino che viene da noi da 4 anni, era il suo primo cambio di setting, direbbe uno psicoterapeuta, perché lui di solito viene, fa la sua terapia più o meno con altri bambini, altre persone, ma in mezzo a 70 persone a fare cose diverse, modalità con i cavalli, completamente diversa, è stato di un adeguato, io ero felice solo fantastico. Per questo, io ero felice solo indicativa per quindi questa frase, che tra l'altro chi andrà a visitare il vostro sito la vede come home page. Sì. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi. Grazie a voi. Ringrazio assolutamente. E aspettiamo anche i nostri telespettatori. Il sito l'abbiamo nominato, cascinarongarina42.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a voi.